Ciao, sono Marco Aleolicci e sono qui con Richard. Devi sapere che Richard è un atleta che è arrivato in Coppa del Mondo di sci di fondo e oggi è qui perché abbiamo appena terminato i primi 4 giorni della scuola come Sport Mental Coach con il modello di Cut Yourself. E Richard ci racconterà un pochino la sua esperienza, in particolare mi accennavi prima che il lavoro che hai fatto con un atleta attualmente in attività ti ha dato alcuni spunti. Ci vuoi parlare di questo? Sì, lavorare con un atleta appunto ancora in attività dal punto di vista mentale mi ha fatto un po' ritornare ai tempi in cui correvo io e mi ha fatto rendere conto di quanto era importante, sarebbe stato importante a me questo lavoro dal punto di vista mentale. Ho scoperto un modo nuovo di vedere le cose. E mi sono reso conto veramente che l'aspetto mentale nello sport è sicuramente molto 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 importante, molto di più di quello che io pensavo che fosse ai tempi, e sicuramente mi ha dato la consapevolezza che aver lavorato da quel punto di vista da atleta mi avrebbe portato ad ottenere risultati sicuramente migliori. Bene, questo è sicuramente un'ottima presa di consapevolezza, anche perché poi in più puoi portare tutta la tua esperienza da atleta con i nuovi atleti che andrai a seguire. E nello specifico il fatto di trovarti in un corso in cui hai avuto anche la modalità di sperimentarti con chi di professione fa l'atleta, quindi con un coach vero, quindi molto spesso nei corsi si fa con il compagno di corso. Esatto. In questo caso noi abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con un vero atleta. Qual è il valore aggiunto secondo te? Sicuramente il fatto che prova veramente, cioè c'è di fronte una persona che veramente vive l'esperienza da atleta, sa che cosa vuol dire essere un atleta e riconosce quanto è importante saper usare la mente, usare le proprie risorse per ottenere un risultato migliore e per affrontare al meglio anche le eventuali difficoltà che si potrebbero presentare nell'attività sportiva. Fantastico. In più c'è una piccola cosa che ti dico, ti metto un pochino così tu hai preso una decisione durante questi 4 giorni che è un po' particolare. Ci vuoi dire che cosa farai? Diciamo che potrei, cioè, voglio provare a mettere in pratica su me stesso l'allenamento mentale e di conseguenza mi sono posto l'obiettivo di ricominciare a fare qualche gara per dimostrare a me stesso che con questo lavoro si possono ottenere grandi risultati. Ok, grazie Richard. Scusa se ti ho messo in questa situazione, si chiama una famosissima tecnica che è la tecnica dello sputtanamento e però ci permette di aiutare ancora una volta i nostri coach a diventare coach di livello eccellente, perché all'Accademia di Coach noi lavoriamo sempre sull'eccellenza e Richard ne sarà una prova. Ti salutiamo. Ciao!